nostra storia ha ancora molte sorprese per chi voglia interessarsene. Siamo Faenza. La città romagnola, famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche, possiede un notevole patrimonio artistico e di architettura, creato negli anni che precedono la Rivoluzione francese e durante la successiva Repubblica Cisalpina. Per esempio questo palazzo, Palazzo Milzetti, in una via appartata della città, di taglia media, nobile, ma non sontuoso, con una vasta facciata bruna, colma di suggestioni inquietanti. Sono gli anni, grosso modo, che gli storici chiamano del neoclassicismo, gli anni a cavallo fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Ma la definizione è tanto sfortunata quanto ambigua. Si potrebbe dire che sono gli anni della ragione, della rivoluzione, del primo romanticismo e di tante altre cose ancora. Di certo è che alle soglie di una nuova età tutta l'Europa sembra stringersi con fiducia in uno stile comune, che è l'imitazione degli antichi. Una lingua universale, semplice e pura, senza frontiere. A quei tempi, attorno al 1790, anche noi qua a Faenza, sognavamo una guerra, non di sterminio, ma una guerra che ci avrebbe liberato dalle vecchie idee, dai vecchi preconcetti. Io sono Giuseppe Pistocchi e faccio l'architetto. Avevamo appena cominciato a tirar su questo palazzo quando si seppe che il re di Francia era stato ghigliottinato. Dalla Francia arrivavano ogni giorno notizie nuove, rivoluzione, libertà, fratellanza. Io avevo passato la quarantina, avevo studiato a Roma e lì certi modi, certe convinzioni in arte le incoraggiava anche il Papa. Il vecchio Piranesi faceva cose di fuoco e non è difficile vedere anche nella facciata di questo palazzo che le sue incisioni mi piacevano moltissimo. Avevo conosciuto anche Manx, Winkelmann e gli inglesi Adam, ma mi trovavo più d'accordo con i francesi. Con quel matto di Ledoux, per esempio, lui vedeva l'architettura come un fatto sociale. Sì, perché il palazzo in cui si concluse la trattativa per l'acquisto presi immobili si concluse nel 1973, proprio al momento in cui Newton andava in pensione. Io il pezzo l'avevo fatto nel 68 perché era un pezzo che la televisione desiderava per una serie di spettacolo che cominciava in quel momento, che si chiamava Capolavori Nascosti, ed era Anna Zanoli che la dirigeva. E così io proposi Palazzo Vincenti e nella presa dell'entusiasmo ci diedero perfino l'attore che non è stato mai più concesso, nessuno voleva spendere granché, però lì ci fu Parenti, era matto come un cavallo, una simpatia straordinaria, e poi entrava dentro il personaggio, che non era facile, era il neoclassicismo, l'architettura neoclassica nelle legazioni pontificie, eccetera, eccetera. Ma è un vero pezzo di... recitava l'architetto Giuseppe Pistocchi, era vestito del palazzo, era vestito in polpe e con un cappellaccio in testa e girava per Faenza senza mai togliersi la redingote di dosso, e la gente si voltava. La cosa più enorme, quando incontrammo l'architetto Golfieri, che era il vero studioso di questi problemi, disse: ah, giusto lei, caro architetto, per me te le presento l'architetto Giuseppe Pistocchi. A momenti sviene, perché era talmente immedesimato nelle sue cose, e disse, e poi si allontanò scuotendo la testa così, incredibile. Però comprammo il palazzo.